Capitan Vignati, felice perché avete raggiunto l'obiettivo della finale, una gara difficile col Taloro che si è dimostrata squadra tosta, però voi avete giocato per vincere, avete segnato ed è andata bene. Sì, innanzitutto devo fare complimenti al Taloro che è venuto da qua, ci ha messo in difficoltà, soprattutto i primi minuti correvano come dannati. Abbiamo retto abbastanza bene il primo tempo, poi abbiamo trovato il gol nella ripresa, comunque felicissimo, ma siamo ancora all'inizio di questo cammino che speriamo finisca bene. Domanda d'obbligo che abbiamo fatto ai tuoi compagni, al mister, vi danno il rigore, è inutile sperare di segnare. Infatti, speriamo di non andare mai ai rigori da qui alla fine, comunque scherzi a parte, quest'anno è andata così con i rigori. Fortunatamente poi è arrivata la zampata di sì, Arcamone, no? Fortunatamente ci ha pensato Federico, finalmente ci ha dato una grossa mano oggi, sta in condizioni, sta meglio, si vede. E niente, i rigori purtroppo si sbagliano, in questa annata sono stati tremendi per noi, però l'importante poi che è andata bene. Con una gara dura anche per voi difensori, l'attacco del Taloro è il secondo insieme al vostro del campionato, avete fatto benissimo tutti voi, anche il portiere Mannis che quando viene chiamato in causa poi fa parate decisive. Sì, avere Marco in porta è un valore aggiunto, in tutta l'annata ci avrà dato almeno 10 punti. Poi l'attacco del Taloro a un certo punto il più basso era 1,90 e comunque ce la siamo cavata con un po' di mestiere e siamo riusciti a non subire gol. Ecco, un po' di mestiere anche perché ricordiamo un po' il girone di ritorno per te travagliato, quindi fare tutta la gara era anche un test per vedere come si concludeva. Sì. Tu cosa dici dopo questa battaglia, come ti senti? No, andare personalmente, fisicamente è andata bene, speriamo che questi 90 minuti facciano entrare ancora di più in condizione. Per me è stato 4 mesi drammatici, ho giocato 4 partite nel 2015, speriamo di aver dato con la sfortuna di poter giocare tutte le partite da qua alla fine. Col Fertilia come si dovrà giocare? Li avete incontrati 2 volte, la seconda abbiamo ricordato la gara che ha portato un po' di polemica, all'andata c'era stato il rigore sbagliato, per Fertilia grande possesso palla, ma anche voi la palla la sapete trattare bene. Sì, sarà completamente una gara diversa, sia perché il Fertilia davanti strutturalmente è completamente diverso dal Taloro, sono molto veloci, bravi nel fraseggio e sarà un altro test impegnativo perché loro tra Ted e Chelo davanti fanno paura, anche Puddu che è rientrato, sono una buona squadra, comunque incontreranno la miglior difesa del campionato e vedremo, saremo costretti a vincere e sicuramente giocheremo per vincere. Grazie Fabio, complimenti per la gara di oggi, in bocca al lupo per la finale. Grazie.